Ciao a tutti! Allora, questo video l'ho registrato già ieri, ma devo rifarlo anche oggi, perché ieri l'ho registrato per errore in Full HD. Tra l'altro avevo fatto anche un'introduzione adesso carinissima col mio cagnoletto, ma non so attaccare i video, quindi a casa non riesco ad attaccare i video, non ho lo stesso programma che ho a casa del mio ragazzo, quindi niente, non vedrete mai Chiretta. È pure uscita dalla stanza, quindi niente. Vi dicevo, dunque ho fatto un ordine. E da Perless & Co mi è arrivato ieri, l'ordine ho fatto lunedì 5, credo fosse lunedì 5, mi è arrivato ieri il 14, quindi un sacco di tempo ci è voluto sta volta tramite raccomandata, ma un piccolo ordine. Quindi, avendo fatto ieri il tutto, pensavo che non mi servisse più tutti i pacchetti, un paio di cose le ho spacchettate, alcune le ho utilizzate, poi le vedrete anche nel nuovo video. Nel video creazioni e quindi niente. Intanto io sto facendo una cosa molto strana che voi non saprete mai. Comunque, no, innanzitutto vi volevo ringraziare tantissimo, proprio fortemente, per la marea di iscrizioni. Scusate, lo so che si guardano in faccia le persone. Per la marea di iscrizioni che che sono state fatte nel mio canale ultimamente, veramente tante, tante, tante. Calcolate che nell'ultimo mese e mezzo, barra 2, ho avuto circa 300 iscrizioni al mio canale, veramente pazzesco. Non me lo aspettavo, non me lo immaginavo. Ho superato le 600.000 visualizzazioni, per me è un record assurdo, mai, mai me lo sarei aspettato. Quando ho superato le 100.000. Volevo fare festa proprio, una cosa pazzesca. E, però vabbè, niente, alla fine è andata così. Sapete che purtroppo avevo intenzione di fare il giveaway per i 1.500, avevo intenzione di fare i giveaway per i futuri 2.000, insomma, sono intorno ai 1.900. Soltanto che queste nuove normative sul concorsi a premio giveaway mi stanno un pochino, mi hanno un pochino bloccata. Comunque andiamo avanti. Allora, vi faccio vedere quello che ho ricevuto da Perless & Co. Niente di particolare, vi dirò anche i prezzi perché è poca roba. Allora, prima di tutto vi faccio vedere. Ah, hanno fatto una cosa fantastica, guardate sulla fattura. Allora, questa è la fattura, ok? E qui ci sono dei codici con scritto Z1, aspettate allora, con scritto Z1 Virgin, Z2 Jennifer, Z3 Katie L. E qui sulla fattura ci sono i vari codici, quindi Z1, qua c'era Z2, non mi ricordo più dove l'ho visto, aspettate che l'avevo visto, ah, qua Z2 e Z3. Praticamente le persone sotto hanno preparato il pacchetto, quindi lo Z1 l'ha preparato Virgin, lo Z2 Jennifer, lo Z3 Katie. Così quando tu ti lamenti per qualcosa, senti che furbata sti francesi, quando tu ti lamenti per qualcosa, cosa fanno? Che cosa era errato sulla fattura, lo Z1, lo Z2? Se era errato lo Z2, gli fanno un mazzo così a Virgin. Se era errato Z2, a pure alla Jennifer e poi a Katie, insomma, vabbè, dai, non vi lamentate, ora ci stanno a lavorare pure loro. Comunque, allora, parto questa parentesi meravigliosa di 3 minuti e mezzo, quasi 4, vi faccio vedere. Iniziamo dalle rocaglie 15-0, ne ho prese solo due colori, le Galvani Z Silver e le Galvani Z Yellow of Gold. Le ho pagate entrambe, IVA compresa, 2,40 euro. Allora, queste sono le gold e queste sono le silver. Devo dire che le gold sono molto belle, le avevo terminate, io me lo mangio l'oro, nonostante non lo ami particolarmente. Però queste qui sono leggermente più arancioni rispetto a quelle che utilizzavo io. Adesso non so se si vede, ho anche paura ad aprirlo. E poi, vabbè, le classiche silver che tra l'altro avevo comprato da Andromeda Beats e non ho mai utilizzato perché mi sono persa. Cioè, stanno dentro la bustina, io mi perdo tutto e quindi niente. Passiamo alle rocaglie 8-0. Ho comprato le Galvani Z Yellow of Gold, stessa identica colorazione di quelle altre. Il codice è 1053. Anche queste sono un po' arancioni. Non so se riuscite a vederle, un po' arancionate. Ah, il codice di queste, se vi può interessare, delle dorate, delle argentate 018
0181 e delle argentate e delle dorate 10,53 come questo, solo che queste sono 80 e queste sono 15,0. Poi 80 sono terminate. Passiamo alle mini gocce della Miyuki, le drop per intenderci, da 3,4. Io le ho prese Jet, le ho pagate 1,20 euro, e Crystal Silver Line anch'esse 1,20 euro. Eccole qua. Allora, queste sono le Crystal Silver Lined, perché non c'erano bianco bianco perlato. Il codice è 0001 e queste nere invece 0401. Le gocce sono così, per intenderci. Hanno questo forellino piccolo piccolo, non so se lo vedete, e sono fatte a cupolina. Poi ho preso le Magatama da 4 mm, quindi più grandi. Le ho prese, ne vediamo un po', Crystal Matte e Jet. E tra l'altro io Crystal Matte lo odio, ma non c'erano altri colori bianche, cioè mi servivano bianche. Crystal Matte è questo bianco opaco. Come potete vedere, sono molto più grandi rispetto alle drops. Ad esempio, Sybil Lippert utilizza moltissimo le drops. Le Magatama vengono utilizzate molto meno, sono un pochino più grandi. Però nel video scorso di Dolci Riflessi ho visto appunto le Magatama, rivestivano una sfera, erano molto carine, e ho preso i miei colori preferiti, che sono bianco e nero. Poi, come voi tutti sapete, ultimamente c'è la mania delle Twin Beads, le perline, le mini perline che sembrano piccole maglie marine. La Preziosa ne regalava un bel po', tra l'altro, 20 grammi, esattamente come vengono vendute le bustine, ne regalava 20 grammi, però io non so per quale motivo non le ho prese. Boh, non lo so, perché sono sempre la peggio. Non me ne sono preoccupata e quindi niente, non le ho prese. Allora, però, le ho comprate perché poi ho visto parecchi progettini, mi garbavano parecchio, e quindi e niente, le ho prese. Allora, le ho prese, le ho pagate. Allora, innanzitutto vi dico le colorazioni. Le ho prese Jet Matte, queste qui, quindi nero opaco. Non so se si capisce che è opaco. Faccio vedere cosa sono, per intenderci. Eccole qua, mini mini maglie marine con doppio foro. Sono carine molto quando fai le incastonature, le cose varie. Intanto non so se vedete tutte le mie bollicine sotto pelle, dovute purtroppo al trucco. È infinita la mia esperienza con il trucco, purtroppo. Io ho la pelle troppo delicata. Vabbè, comunque matte, e le ho pagate 1,85 euro IVA compresa. Semplicemente Jet, queste lucide che piacciono, mi piacciono di più. Infatti non lo so perché ho prese matte, se mi ha detto che è una capoccia in quel momento. Poi le ho prese Crystal Matte, sempre 1,85 euro, questo bianco opaco, eccolo qua. E infine le ho pagate 2,50 euro, ho preso le Brown Irish, che sono queste qui. Sono molto belle, questo marrone metallizzato. Non si vede, tra l'altro in mezzo ci sono de degli errori. Me l'hanno messa una e matite. Eccola, fermati che ti voglio far vedere al mondo youtubiano. Ah, oddio, c'è pure una Magatama, una Drops dello stesso colore. Quante novità, insomma, le faccio vedere se mi sono persi. Dove sei, droppina? È partita. Allora, questa è ematite, grigia. Questa è, no, due grigie. Poi questa è di un altro colore. Visto pure una drops, una è riuscita male. Fantastico. In un pacchetto solo ho rimediato un sacco di cose. Ah, ecco, questa è tipo violacea, guardate. Vabbè, comunque, in un pacchetto solo un sacco di cose. Poi sono passata alle coppette, ho preso due bustine di queste qui, sono piccole coppette da 15 mm. Una bustina e due bustine da 4, le ho pagate 3,71 euro, e sono queste. Sono molto molto belle e molto rifinite. Poi vi faccio vedere che cosa ci ho combinato con queste. 4 le ho già utilizzate. Sono molto molto carine, molto molto rifinite davvero.
codice non me lo dice, non c'è neanche sulla bustina. Poi ne ho prese altre da 22 mm, grandissime, molto grandi, infatti boh, forse ho sbagliato, le vendevano in pezzi singoli da 1. Sono coppette da 22 mm dorate, le ho pagate 1,02 euro, quindi 50 centesimi l'una, per intenderci. Aspettate che, vabbè, porca miseria, si sono attaccate. Bam. Dietro c'è anche l'altra, vedete là, lo spessore, molto molto carina. Metti a fuoco, pensaci, eccola, molto bella, un fiore bello, solo che è troppo grande, io chissà che mi credevo, invece troppo grande, ma qualcosa ci farò lo stesso. Poi butto un po' qua un po' la roba. Poi ho preso una filigrana da 44 mm, color bronzo, l'ho pagata 50 centesimi. Allora, la filigrana è molto bella, ho intenzione di farci una cosa, per questo l'ho presa. Eccola qua. Molto sottile, ma molto resistente. Molto bella. Poi anche di questa vi faccio vedere che cosa ci combino. Ve l'ho detto, sì, l'ho pagata 0,50 centesimi. Poi, non so se avete visto l'ultimo numero di Fashion Gems, vi avevo detto che volevo realizzare l'anello di Rossella Seghezzi, che è meraviglioso. E quindi ho preso i cabochon rettangolari. L'unica cosa di questi cabochon è che l'anello richiedeva cabochon 12x10. So per certo che da Macca non c'erano, so per certo che da Perles & Co. non ci sono, perché ho provato ad ordinarli. Io li ho comprati 14x10. La pietra è discretamente grande, quindi voglio dire, non mi dispiaceva anche se fosse un 2 mm più grande. I cabochon li ho pagati tutti 1,90 euro. Allora ho preso un rose molto bello. Metti a fuoco, ti prego, perché inquadra la persona e non inquadra l'oggetto. Pensaci, dai. Metti a fuoco. Eccolo. Rose, molto bello. Acquamarina. Anch'esso molto, molto, molto bello. E infine intramontabile Crystal AB. Eccolo. Come non detto. Eccolo qua. Naturalmente, tutti e tre i cabochon avevano bisogno dei loro castoni. E i castoni mi sono costati 1,32 euro, due argentati, e 1,75 euro un dorato, quindi due argentati 1,32 euro, IVA compresa, un dorato 1,75 euro, no, 75, scusate. Allora, questo è l'argentato, lo faccio vedere lateralmente, ok, e questo è il dorato. Ora ho pensato di inserire l'acquamarina, se ci riuscirò mai, eccola, l'acquamarina nell'argentato, perché secondo me ci sta molto bene. E l'oro ho pensato di utilizzarlo per il rosa, perché in realtà inizialmente volevo utilizzare l'oro per l'acquamarina, ma l'acquamarina sta bene anche con l'oro bianco, e quindi insomma, argento, quello che è. E vabbè, poi il Crystal B naturalmente con l'argento, con l'oro non mi garba molto. Infine ho preso, intanto metto a posto questi, sono delicatissimi, ecco, mi sta a parti uno, delicatissimi. E poi ho preso, cercavo come una manna dal cielo, cabochon da 25 mm in legno. In realtà tutto il mio ordine è partito per i cabochon, e poi di conseguenza ho preso anche altre cosine. Tanto sapevo che da Macca non c'erano i rettangoli, i cabochon rettangolari, quindi li ho presi. Ho preso 10 cabochon in legno da 25 mm. Li ho pagati, ve lo dico subito, 3,47 euro tutti e 10.
qui c'è un calimero, ma in realtà l'ho colorato io, quindi non è poi tanto calimero, infatti si vede che l'ho colorato, vedete? Si vedeva anche di qua, ecco, anche al ditone, ovunque si vede. L'ho colorato io. Tra l'altro i cabochon sono 9 perché uno l'ho già utilizzato e poi vi farò vedere sempre come. Allora, poi, incredibile, ma vero, dopo miliardi di regali inutili, avendo speso 30 euro, ho scelto due sorprese da 15 euro. E per l'Essence Co mi ha inviato questi quattro cabochon piccolini in vetro neri. Eccoli. Non è che sono blu. No, è la luce. Sono neri. No, sono neri, sono neri. Sono neri e ci farò un braccialino. Qualcosa ci faccio, insomma. Beh, questo è tutto quello che ho. Io che ho montecchiato i cuscini qua dietro. Questo è tutto quello che ho da farvi vedere per il momento. Io vi saluto. Spero di caricare il video oggi in ufficio e che non mi faccia le bizze, anche perché adesso è in SD. Ficco tutto dentro. Un bacio e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.